Prima di iniziare, vi dico che il 26 luglio alle 20:30 sono alla Festa dell'Unicorno a Vinci, dove parlerò della biologia degli xenomorfi di Alien. Parleremo di pungiglioni, sangue velenoso, doppie fauci, roba che esce d'altra roba e il tutto in animali effettivamente viventi oggi. Vi aspetto ragazzi, è più info in descrizione. Vi lascio al video. Ciao! Sì, lo so, arrivo dopo poi. Ormai di sta storia non se ne ricorda nemmeno più nessuno. E dici, ok, fa, ne parli ora, ragazzi. Prima non potevo, sì, ne parlo ora, va bene? Oh. Però ho aspettato per un buon motivo. Infatti, doveva uscire un articolo scritto a quattro mani da me e dal buon Lorenzo Rossi di CryptoZoo per Query, proprio per cercare di fare un po' di luce su questo mistero del gattovolpe. Non so se vi siete persi la storia, però a inizio giugno questo gattovolpe è rimbalzato per i social in maniera pazzesca. Si chiamava un flipper impazzito, tutti. Questo coso gatto, vabbè. Lo scorso 13 giugno l'AFP, ovvero l'Agence France-Presse, credo si dia così, non so il francese, boh, se ne è uscita fuori con una notizietta così, di quelle proprio frizzantine, niente male. Il titolo, infatti, tradotto in italiano, era Gattovolpe, una probabile nuova specie di felino identificata in Corsica. Complice il fatto che la notizia era stata data da un'agenzia importante, è rimbalzata sulle principali testate in tutto il mondo, anche in Italia ovviamente. Ecco alcuni esempi italiani. Su Wired si legge: scoperto in Corsica il gattovolpe, potrebbe essere una nuova specie. Su Rai News invece si legge: Corsica, scoperta una nuova specie di felino, il gattovolpe. Mentre sulla Repubblica compare il titolo: Corsica, ecco il gattovolpe, potrebbe essere una nuova sottospecie di felino. A questi si aggiungono anche portali di stampo più naturalistico. Una nuova specie di gatto è stata scoperta in Corsica, è il leggendario gattovolpe, riporta GreenMe. Esempi esteri invece sono stati CNN e FIS, che a onor del vero ci va più cauto, eh. Come si può vedere da questa breve carrellata di titoli, che sono solo una parte di quelli usciti, si lascia poco spazio al dubbio, cioè sto gattovolpe c'è, ed è qualcosa di nuovo, mai visto. La cosa incredibile di questa faccenda è che c'erano i gatti selvatici in Corsia, si sapeva di già, però vabbè, dettagli. Anzitutto, quando dico gatto selvatico, non intendo un gatto che è scappato di casa e che è andato a vivere nel bosco. Intendo proprio una specie di felide selvatico, che ha un nome scientifico suo ben preciso, ovvero Felis silvestris. Come sapete, oltre alle specie, per quanto sia difficile ovviamente definire una specie per tanti motivi, ci sono anche le sottospecie, ovvero popolazioni della stessa specie che però mostrano delle caratteristiche particolari tali da meritarsi una nomenclatura a parte perché hanno una particolare identità a livello genetico, morfologico, eccetera. Per esempio, il gatto selvatico europeo, il Felis silvestris silvestris, e il gatto selvatico africano, ovvero il Felis silvestris libica. Queste due sottospecie di gatto selvatico saranno al centro del nostro, come si chiama? Il gatto domestico deriva dalla domesticazione del gatto selvatico, in particolar modo dalla domesticazione del gatto selvatico africano, il Felis silvestris libica, che in realtà, nonostante il nome, non è diffuso solo in Africa, c'è anche in Asia, e infatti la domesticazione del gatto è iniziata tra 9 e 10.000 anni fa circa nella zona del Medio Oriente. In realtà, prima della domesticazione vera e propria, c'è stata un'autoaddomesticazione di questi gatti che hanno quindi imparato a tollerarsi l'un l'altro, perché non sono animali sociali, e anche a tollerare di più la vicinanza dell'uomo, perché vicino all'uomo c'erano tanti topi, allora andava bene, poi ovviamente questa loro passione per i topi, insomma, noi ci abbiamo visto lungo e ce li siamo fatti amici, diciamo, è andata così. Da quel momento abbiamo chiaramente iniziato noi a selezionare determinate caratteristiche nei soggetti che ci interessavano. Il tema della domesticazione dei mammiferi è molto molto interessante e fatemi sapere se volete sentirne parlare, insomma. Non vale solo per i gatti, ma vale per i cani, le capre, i cavalli, insomma. Facciamo che ne parlo più avanti, eh. Il consenso generale è più o meno quello di considerare il gatto selvatico come facente parte di una sottospecie ancora diversa del gatto selvatico, che nel caso del gatto domestico si chiama Felis silvestris catus. E per via del fatto che è una sottospecie, è ancora abbastanza vicino chiaramente al suo antenato selvatico e in generale a tutte le popolazioni di gatto selvatico, quindi ha mantenuto la possibilità di ibridarsi con loro. E questo è un problema per il discorso dell'inquinamento genetico delle popolazioni selvatiche. Ne ho parlato tra l'altro tempo fa in radio con un mio amico che ha studiato il gatto selvatico, ma comunque insomma vi faccio passare qua alla cosa. Comunque, tornando alla Corsica, è una cosa interessante perché, come vi dicevo, si sapeva che c'erano i gatti selvatici in Corsica e lo sappiamo a livello di letteratura scientifica ufficialmente dal 1929,
quando lo zoologo francese Louis Labodin descrive appunto in una pubblicazione i gatti selvatici della Corsica, chiamandoli Felis silvestris rei, quindi un'altra sottospecie distinta dalle altre. Attualmente la sottospecie istituita nel 29 da Labodin non viene più considerata valida e si considerano appunto i gatti della Corsica come dei Felis silvestris libica, ovvero il gatto no, diffuso nel Nord Africa e nel Medio Oriente e distinto quindi dal gatto selvatico europeo, i Silvestris silvestris. Ma allora la domanda sorge spontanea, ma che ce li ha portati dei gatti africani in Corsica? La Corsica si stacca dal continente circa 15 milioni di anni fa. Da allora però non è sempre rimasta del tutto isolata, perché periodicamente si sono venuti a creare durante glaciazioni o periodi di particolare aridità dei ponti o comunque dei passaggi asciutti in cui mammiferi non volatori potevano andare avanti e indietro, fuori e dentro la Corsica. Le prime tracce di insediamenti umani rinvenute in Corsica risalgono a 9.000 anni fa e col tempo tutti i mammiferi endemici presenti in Corsica si estinsero. Forse sono un po' troppe coincidenze. Ma tutti i mammiferi terrestri presenti oggi in Corsica sono il frutto, volontario o meno, di introduzioni fatte dall'uomo. Per questo il gatto selvatico della Corsica è inserito nella sottospecie africana del gatto selvatico, perché erano gatti e stavano con l'uomo e arrivarono con lui in Corsica. Gatto volpe, o in dialetto credo si dica gattu volpe, una cosa del genere, scusate se non è accurato, è il nome con cui alcuni locali identificano il gatto selvatico della Corsica. E lo distinguono dal gattu in salvatico, ovvero il gatto rinselvatichito, cioè il gatto domestico che scappa di casa e vive in natura come fosse un animale selvatico, arrivando addirittura a volte a riprodursi tranquillamente. Queste due, diciamo, etnocategorie sono note in letteratura dal 1992, ma allora perché sono saltate fuori così a caso solo oggi? Il lancio dell'AFP è basato su un'intervista a Pier Benedetti, il capo tecnico ambientale, per quanto riguarda la Corsica, dell'ONCFS, che sarebbe l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. L'ho letto perché, scusate, ma è francese. Insomma, l'ente che da un po' di tempo si sta occupando di questa faccenda. Buona parte delle informazioni che fornisce erano già note perché pubblicate nel 2014 nell'elaborato finale del master di una certa Fanny Dance dell'Università di Lione. Nel testo però non si fa alcuna menzione né di nuove specie né di roba nuova mai vista cicciata fuori a caso. Infatti, vi ripeto, gatto volpe è un nome che i locali utilizzano da un sacco di tempo per chiamare appunto questo gatto selvatico corso. Più interessanti semmai sono le conclusioni fatte a livello di analisi del DNA mitocondriale, cioè il DNA extranucleare che sta nei mitocondri appunto e che di solito si prende tutto completamente dalla madre, fatte appunto su alcuni peli di questi gatti raccolti, che secondo queste analisi preliminari potrebbero far sembrare che in effetti il gatto selvatico corso è più vicino a quello europeo che a quello africano. Lo studio, che per ammissione della stessa autrice meriterebbe di essere approfondito e irrobustito, effettivamente se fosse vero getterebbe un po' di luce nuova sulla colonizzazione della Corsica da parte dei gatti, mettendo anche qualche scenario inaspettato, però al momento non implica per niente l'istituzione di una nuova specie né tantomeno sottospecie. Comunque, nell'intervista rilasciata da Benedetti viene detto che questo gatto volpe, dall'analisi del DNA, sembra essere una cosa geneticamente distinta, che è distinta sia dal gatto selvatico europeo, sia da quello africano, al quale però è più affine, ma che comunque la sua identità resta da determinare. Un'affermazione simile va leggermente in contrasto con quanto detto dallo studio che dicevo prima del 2014, tuttavia non aggiunge nulla di nuovo, perché se effettivamente siamo stati noi uomini a portare i gatti in Corsica, siccome i gatti che erano con noi derivavano appunto dalla sottospecie africana e Felis silvestris libica, insomma, è anche normale che effettivamente siamo più simili a quelli geneticamente parlando. Anche perché secondo molti, a guardarlo bene, sto gatto... No, è un gatto, ragazzi, cioè, è un gatto. Miau. I domestici hanno una genomica particolare rispetto ai loro antenati selvatici, perché ovviamente con la selezione abbiamo selezionato determinati geni, per la nostra utilità, per il nostro piacere estetico, quel che vi pare, diversi, non presenti nell'antenato selvatico, però sono ancora riconoscibili come appartenenti a quella specie, chiaramente. Anche il micio con due occhi di colore diverso, che viene riportato essere tale perché ha perso uno scontro con un rivale, potrebbe essere nulla di così esotico, insomma. Anzitutto non viene detto quale dei due occhi dovrebbe essere quello danneggiato, per cui non è chiaro. Ma poi,
a guardarlo meglio, se uno fa un giro immagini su Google, scopre che effettivamente quando i gatti hanno un occhio ferito sono molto diversi da così. Questo sembra un normalissimo gatto con un'eterocromia, cioè con gli occhi di colore diverso. È un fenomeno che nei gatti domestici è notissimo. Quello della foto quindi potrebbe benissimo essere neanche un gatto selvatico corso, ma un normale gatto domestico in selvatichito, o magari un ibrido tra i due. Questo, come vi ho detto, può succedere in natura, ma al momento non lo sappiamo, perché dicono che effettivamente sono stati fatti gli esami del DNA, però poi quando vai a cercare in letteratura scientifica, questi esami DNA non ci sono, e quindi boh. Certo c'è da fare una riflessione, non sempre la data di scoperta di una specie coincide con la sua descrizione. Ovvero, tu scopri una nuova specie, però quella nuova specie non ha un'identità a livello scientifico fin tanto che tu non pubblichi uno studio che la descrive e che gli dà anche un nome, quindi sancisce, diciamo, il suo ingresso nella scienza. Però sbandierare a 420 che te hai trovato una nuova specie di gatto in Corsica, che è, insomma, un ambiente piuttosto conosciuto, facendosi scalpore, dicendo ah, la sua genetica è tutta stramba, tutta diversa, non coincide con gli altri, e non hai nemmeno un po' di dati da far vedere, insomma, è un po' rischioso. Dopo questo claim pazzesco, siamo a luglio e non sono ancora stati pubblicati questi fantomatici dati con questi esami del DNA. Qui si può fare una riflessione su come effettivamente viene comunicato questo tipo di cose a livello del grande pubblico. Se io scrivo nuova specie, a livello di click, ne faccio tantissimi. Questo è perché le persone sono convinte che scoprire una nuova specie sia effettivamente una cosa pazzesca, fuori di testa. In realtà vengono continuamente scoperte nuove specie. Magari non sono carismatiche come i gatti, perché sono delle chioccioline di mare o dei piccolissimi pesci abissali o dei coleotteri che stanno nel terreno della foresta pluviale, ogni tanto qualche rana, insomma, eccetera. In realtà si scopre anche diverse robe grosse, Lorenzo ve lo può raccontare meglio di me, però comunque, diciamo, scoprire una nuova specie non è... è la classica cosa che succede abbastanza spesso, ma non succede mai a te. Ecco, te vorresti scoprire, però... Anche perché molte specie le abbiamo scoperte grazie alla tecnologia molecolare, perché magari ci sono delle criptospecie, cioè gruppi di specie che sono completamente identiche tra di loro e quindi te le classifichi come una sola, poi però quando vai a fare il molecolare ti viene fuori che sono piuttosto diverse e sono distinguibili solo in base a quello, quindi definire una specie, mi diceva all'inizio, è difficile. Però effettivamente, nonostante sia una cosa bella che sancisce il tuo ingresso a livello di nome, cioè quanto è bello dire ho nominato una specie io, cioè è fighissimo. Però scoprire una nuova specie a livello dell'ambito della ricerca non è tutto, ragazzi. Sapete quante cavolo di ricerche vengono fatte tutti i giorni, non tanto per scoprire specie nuove, quanto per proteggere quelle che conosciamo, per studiare l'ambiente, studiare come le specie interagiscono tra di loro, eccetera. Questi studi sono importanti quanto, se non di più, la scoperta di una nuova specie, secondo me. A livello popolare c'è questa cosa, no? Che la nuova specie deve essere il bene massimo a cui un uomo può tendere. È un po' come la tauromachia. Ah, la tauromachia. C'è anche un altro problema, cioè i termini che si utilizzano nel comunicare queste cose. La Repubblica, nella sua prima stesura dell'articolo, addirittura parlava di un ibrido tra gatto e volpe. Intendeva ovviamente il colore rossiccio del gatto. Effettivamente chi aveva scritto l'articolo non voleva dare davvero ad intendere che un gatto e una volpe si erano incrociati e avevano prodotto questa roba qua. Tuttavia, se te dici ibrido, chiaramente le persone, ma me compreso, ma tutti, chiunque, pensa come cosa prima all'unione di due specie diverse, perché è questo che significa la parola. Quindi magari te non vuoi indicare che sta parlando effettivamente di un ibrido, ma se dici ibrido la gente capisce quello. Tant'è che c'è anche chi imita Go al tempo per chiedermi se davvero fosse un ibrido e se sì come diavolo fosse possibile. Questo ha un peso non indifferente su come viene percepita la notizia. Va detto però comunque che poi hanno aggiornato la cosa, hanno tolto la parola, eccetera, quindi insomma hanno rettificato quelli di Repubblica, quindi tanto di cappello, perché non mi sembra che molti altri l'abbiano fatto. Non è neanche la prima volta, tra l'altro, che l'Europa viene ingannata dalla comparsa di alcuni gatti misteriosi. Ma questo preferisco che ve lo racconti Lorenzo, lui ha curato appunto insieme a me l'articolo che è uscito per Query, che ovviamente vi invito ad andarvi a leggere in descrizione, e ha aggiunto anche questa piccola postilla su questi gatti scozzesi misteriosi che negli anni 80 hanno fatto parecchio parlare di sé. E voi come avete percepito a livello di comunicazione questa cosa del gatto volpe? Ditemelo nei commenti. Spero ovviamente che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fatemelo sapere con commenti, condivisioni, mi
piace, eccetera. Tra l'altro, questa maglietta molto carina l'ho presa su Pampling, vi ricordo che ho attivo la collaborazione con Pampling, se mettete il codice sconto Sparkle avete il 15% di sconto su tutto. Se volete sostenere la mia attività di divulgazione sui social, seguitemi mi raccomando anche su Instagram, trovate tutti i social in descrizione, avete tutti i link in descrizione per poterlo fare, c'è PayPal B, c'è la wishlist. A proposito di wishlist, il libro consigliato a sto giro è Al di là delle parole di Carl Safira, un libro per cui devo ringraziare uno di voi perché mi è arrivato come regalo dalla wishlist. Fa parte della collana Animalia degli Adelphi, è una collana che sta stampando titoli veramente veramente belli e parla fondamentalmente delle emozioni degli animali. Negli ultimi decenni le scienze biologiche hanno ricostruito i tratti evolutivi che ci legano agli animali, dai pesci ai primati, sul piano morfologico e genetico. Un risultato già stupefacente, se non fosse che ora ci avviamo ad un salto ulteriore. Verificare l'incidenza di quei tratti a livello cognitivo e affettivo-emotivo. Quindi, insomma, un libro che tratta dell'evoluzione delle emozioni, di quanto effettivamente questi tratti a livello evolutivo siano diffusi negli altri gruppi di animali, e pertanto è una cosa mega interessante, anche perché è una cosa che sta iniziando a venire studiata da non molti anni, per la verità. Quindi trovate ovviamente il link in descrizione per potervelo recuperare. Vi ricordo che io, Lorenzo, ci collaboro e ci ho anche fatto una bellissima intervista, e per ora è l'intervista più vista del canale, e la trovate su YouTube. Abbiamo parlato di tutto, di Yeti, di Chupacabras, eccetera. Vi lascio anche il suo sito, CryptoZoo, per dare appunto una scorsa a un po' dei temi interessanti di cui lui tratta. Ringrazio ancora Query per aver pubblicato l'articolo mio e di Lorenzo, e niente, con voi ci vediamo al prossimo video. Ciao!